tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Quando fu eletto? Nel 58, in ottobre del 58. Così, io non ero alla televisione, sì, allora, però mi trovai lì, nella stanza. E lui chiese a un cameraman: ma cosa devo fare io per mettermi in comunicazione con chi sta a guardare la televisione? E questo cameraman molto efficacemente gli fece vedere, dice: vede, santità, ma vede questa lucina? Quando si accende la lucina è segno che quella telecamera sta in trasmissione. Allora lei deve guardare dentro l'obiettivo, perché se guarda dentro l'obiettivo è come se guardasse negli occhi tutte le persone, quelli che stanno a, certo, guardare. Da quel momento lui, quando usciva, allora lui aveva la sedia gestatoria in piazza San Pietro, cercava, guardava le telecamere. No, veramente? Sì, e guardava il lumino rosso, sì, e su quello lui. Non guardava quelli che c'erano in piazza, guardava lui. Bellissimo. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. 57 channels. Cinzia Tani. Prego. Grazie. Allora, comincerò questa intervista in modo un po' diverso dal solito, perché di solito generalmente io chiedo quali sono i programmi preferiti degli anni 60, poiché lei è stato direttore generale della RAI dal 60 al 74, vado un po' più indietro. E volevo chiederle, lei ricorda per caso il primo impatto che ha avuto con un televisore, cioè la prima volta che ha visto un televisore nella sua vita? Ma mi sembra quando io ero ancora nel giornalismo stampato, dirigevo un quotidiano a Firenze e, se ricordo bene, nel 52 cominciarono delle trasmissioni sperimentali. Sì. E quindi in redazione di questo giornale del mattino, si chiamava Firenze, vedemmo qualche scena di telegiornale, che poi era insomma così un giornale radio letto con l'ausilio di qualche fotografia. Sì, sì, certo, un'immagine fissa. Mi ricordo queste cose. Senta, quando invece, poi lei è venuto a Roma, ha diretto Il Popolo. Sono venuto a Roma nel 56, sì, per dirigere Il Popolo. Popolo. Ecco, poi lei è diventato direttore generale della RAI. Che cosa ha trovato come programmazione nella RAI di allora? Cioè, era una programmazione abbastanza elitaria, se pensiamo a certi programmi come quelli, sì, non so, di Albertazzi. Sì, era senz'altro, diciamo, la televisione italiana è sempre stata abbastanza all'avanguardia, diciamo. E già allora era guardata con molto interesse nel mondo televisivo europeo, perché appunto aveva abbastanza, come devo dire, d'impeto, portato in televisione alcune forme di spettacolo, diciamo, tradizionali, quindi la commedia, il varietà, l'opera lirica. Nel frattempo però cominciarono forme di trasmissione popolare, più televisiva, più popolari, come il quiz, sì, Lascia raddoppia. La sera doppia costituì un fenomeno della televisione iniziale, addirittura, come devo dire, epidemico. Sì, sì. La sera in cui c'era la puntata di La sera doppia, i cinema interrompevano la programmazione, sì, sì, e trasmettevano le fasi
conclusive della puntata conclusive. Per vedere chi vinceva, chi non vinceva. Sì. Dice di... ecco, si avvertì subito una certa, come dire, un certo disagio nel pubblico, perché in questi spettacoli di quiz come Lascia e Raddoppia fecero subito un ascolto che era anche doppio di quello che faceva una commedia. Ah, quindi sin dall'inizio questo bene. E allora ci si rese conto che il pubblico stava cambiando, perché arrivavano all'ascolto televisivo soprattutto le popolazioni fuori dei grandi centri. Certo. E quindi arrivava un pubblico meno provveduto sul piano culturale. Quindi ecco perché si affollavano invece intorno a cose molto più semplici come il Lascia e Raddoppia. Più popolare, certo. Però ci rendemmo conto anche che sì, un quiz, se fatto con intelligenza, può anche essere utile, come devo dire, al miglioramento culturale di una popolazione, però normalmente non è che possa veramente... Mentre ci possano essere, ecco, di qui la scelta che fu fatta allora di incrementare molto lo sceneggiato tratto da opere di narrativa. Ecco, allora un attimo, perché a proposito di questo io le ho portato una cassetta, credo che questo sia lo sceneggiato sì. che lei forse ha preferito fra tutti quelli dell'inizio, che era il Mulino del Po, no? Finalmente. È cotto, mamma. Uh-huh. Ecco, prendi. Mi pare vada bene. Scanza Fosca vi saluta. Che buon odore. Uè, padrona Cecilia! Come mai il Mulino del Po è uno dei suoi preferiti? Ma perché... è tratto da un libro che in quegli anni ancora non aveva avuto una grande diffusione, però come tutte le opere della narrativa la narrativa era un'opera rivolta a un vasto pubblico, certo. Io ho 7 fratelli. Ti ho detto 1000 volte che non voglio che ti guardi nello specchio. Era per Orbino. Ma eccola, la Madonna delle 7 misericordie. Se Orbino la vuole per davvero, deve prendersela anche spettinata. Sì, mamma. Avanti, cammina, venite fuori. Vai, vai! La coppia di Colombi è per te, Berta! Così impara come si fa l'amore. Ma comunque la differenza tra questo e quelli precedenti è che questa mi sembra che ci sia anche una diciamo, recitazione più naturalistica, meno teatrale, no? Quel discorso. Non c'è più niente di teatrale e c'è l'impatto, diciamo, cinematografico sì. con l'opera letteraria. Sì. Il Mulino del Po è uno dei più rispettosi del testo letterario. Sì. Fra i romanzi sceneggiati per la televisione, anche perché Bacchelli era ancora vivo, certo. E quindi seguì con la sceneggiatura lui insieme seguì a Bolti, la sceneggiatura no? con grande attenzione sì. e allo stesso tempo anche con grande intelligenza, soprattutto non stava attento a che fosse rispettato lo spirito, cioè Bacchelli giusto. Voleva far vedere cos'era la vita di questi che grosso modo vivevano sul fiume o sì. intorno al fiume. E questo lo si poteva fare solo usando mezzi cinematografici certo, e non mezzi teatrali, come che sarebbero apparsi retorici come devo certo, dire. Quindi invece qui c'era veramente la vita, la vita, no? Come, sì, sì. così come essa è. Sì, ecco. Sì, sì.
Ma questi sceneggiati sicuramente hanno fatto conoscere i classici alla gente, hanno sicuramente stimolato la lettura, ma erano anche portatori di valori etici, diciamo, non c'è dubbio, perché la vita comune, la vita di tutti i giorni, la vita degli uomini e delle donne, sì, di campagna o di città, è una vita molto semplice, molto naturale. Poi il cinema è una, direi, cattiva televisione, poi ha preso l'abitudine di presentare i casi eccezionali e rarissimi come normalità. Sì, sì. E che poi è un autolesionismo. La televisione si autodistrugge in questa maniera, perché la gente comune guarda, sì, vede. Sì, ma cosa mi credano? Che questa sia la vita normale? Certo. Ma per carità. Esisteva qualcuno? Chi è che sceglieva i romanzi da sceneggiare? Ecco, come mai? Chi è che faceva queste scelte, questa biblioteca ideale per gli italiani? Ma dunque, noi facemmo uno sforzo di divulgazione anche culturale. Ecco, ma lo facemmo con persone di cultura, diciamo, elevata, se non proprio raffinata, ecco. C'erano tanti scrittori, Scrittori intellettuali. Sì. C'era la Capri, la San Vitale. Ecco, per dire, tutti scrittori. Sì, sì. Oh, io vorrei adesso cambiare genere e passare all'altro genere che lei ha citato, che è il varietà. E questo è qualche immagine proprio di Studio 1. Diciamo che sotto la sua direzione il varietà ha raggiunto, diciamo, l'epoca d'oro, perché tutti sono d'accordo nel considerare questi varietà di grande classe, grande gusto e poi grandi professionalità. Ci raccontava Falqui che Studio 1 c'era stata questa scelta della scenografia asettica, no? Il vuoto. Ecco, quale fu quindi questo cambiamento, cioè, quando lei... Sì, fu un cambiamento, perché è proprio questo, di intanto partire sempre, la televisione deve essere fatta per chi la guarda, non per chi la pensa e la trasmette. Mm-hmm. Punto primo. Certo. Allora, chi potevano essere gli spettatori allora del varietà del sabato sera? Sì, in piccolissima parte. Forse l'1, il 2%, quelli che a Roma potevano andare al Sistina a vedere la Wanda Osiris. Sì, sì. Sì. Ma normalmente erano, appunto, per il 90%, a dir poco, persone che forse non erano mai entrate in un teatro di varietà. Mentre questo genere leggero, diciamo così, poteva avere un interesse anche per il grande pubblico. Quindi c'era innanzitutto prima una questione di linguaggio, di comprensibilità. E poi c'era anche una questione di buon gusto. Normalmente nei varietà della televisione, insomma, non si faceva fino allora molta attenzione, ma insomma, se c'erano un po' di qualche ballerina, sì, alle gambe torte o con la cellulite, vabbè, insomma, tanto nel televisore si vede si poco. Confonde. No, non è vero. Vero. Studio 1 aveva come corpo di ballo le Bluebell di Londra, tutte belle, alte, con le gambe ben fatte, senza cellulite. Sembrano cose da poco, ma invece sono cose... Ecco che cosa vuol dire un uso intelligente dello spettacolo televisivo, anche di varietà.
perché per quell'epoca le gemelle Kessler che facevano vedere tutte le gambe rappresentavano uno scandalo, ma non c'era niente di volgare, pruriginoso, di volgare, né di pruriginoso, è verissimo, né di ammiccante. Lo ricordo, è vero. Lo dico e anzi dire. Direi di più, che il grande merito delle Kessler, il grande merito loro è di Falchi e Sacerdote, e fu che facevano vedere un bel paio di gambe e credo che tutti gli spettatori uomini andavano alla fine dello spettacolo, erano contenti anche delle gambe non così belle delle loro mogli. Ah, bellissimo. Allora, ritornando anche un po' alla sua direzione generale, io credo che tutti considerano la sua direzione come una direzione solida, monolitica. Camilleri ci ha detto che lei aveva le spalle larghe e quindi era possibile anche nella sua direzione avere delle trasgressioni. Cioè, c'era la libertà anche di sperimentare, di fare cose, è così? Sì, sì. Ma sì, perché bisogna, appunto, anche allora c'era, io ero subissato di critiche e di critiche soprattutto dei miei amici. Però per fortuna in questa sfera, diciamo, degli amici, cioè più o meno, diciamolo chiaramente, nell'area cattolica, sì, c'erano persone intelligenti sia nel versante religioso, ecclesiastico, sia in quello politico, diciamo la Democrazia Cristiana, ecco, c'erano persone intelligenti che stavano attente che anche queste critiche amichevoli non superassero un certo limite di guardia, però insomma. E soprattutto stavamo attenti noi a non superare questo limite di guardia. Ecco perché. Senta, questo mi fa venire in mente anche al rapporto tra la Chiesa e la televisione di allora. Allora c'era un'attenzione da parte della Chiesa sulla programmazione, c'era un'influenza, c'era. Che tipo di rapporto c'era? No, io non ho mai avuto né pressioni né inframettenze. C'era una valutazione della importanza del mezzo. Ecco. C'era quindi una comprensione e soprattutto c'era, è inutile stare a esercitare controlli, proteste. In quel momento, negli anni 60, il mondo cattolico mise a disposizione della televisione il personale intellettuale migliore che aveva in tutti i settori. Perché all'inizio, io mi ricordo, io cominciai a chiedere nei primi mesi del 61, ai grandi registi di allora, Rossellini, Fellini, Zeffirelli, Antonioni, Visconti, di venire a lavorare in televisione. Mi dissero tutti no, tranne Rossellini, che era il più sveglio, sì, di tutti. Sì. Ma non sveglio nel senso perché, sì, lui capiva che era un mezzo rispetto al cinema meno nobile, più popolare, come devo dire. Invece, sì, però l'ha saputo utilizzare benissimo. E fece per esempio gli Atti degli Apostoli. Certo. A proposito di quegli anni di cui stavamo parlando e del rapporto anche con la Chiesa, qui c'è un servizio in apertura del concilio che fu trasmesso addirittura in Mondovisione. Guardiamone qualche immagine. Papa Giovanni. A volerci bene così, guardandoci così nell'incontro, cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte quello se c'è qualche cosa che ci può tenere un po' in difficoltà. Niente, fratres sumus, la luce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre coscienze, è la luce di Cristo, il quale...
Ecco, poi lui conclude, no? Tornate una carezza ai bambini. Ecco, appunto, questo era trasmesso in Mondovisione, quindi c'era comunque un atteggiamento anche del Papa nei confronti di questo nuovo mezzo, cioè considerava anche l'importanza di diffusione della parola. Lui è stato il Papa che più di tutti, che prima di tutti, via, ha capito la grande potenza del mezzo. Ecco. E l'ha capito, e l'ha cercato di capirlo con grande umiltà. Quando fu eletto, nel 58, nell'ottobre del 58, così, io non ero alla televisione, sì, però mi trovai lì, nella stanza, e lui chiese a un cameraman: ma cosa devo fare io per mettermi in comunicazione con chi sta a guardare la televisione? Veramente. E questo cameraman, molto efficacemente, gli fece vedere, dice: vede, santità, ma vede questa lucina? Quando si accende la lucina è segno che quella telecamera sta in trasmissione. Allora lei deve guardare dentro l'obiettivo. Perché se guarda dentro l'obiettivo è come se guardasse negli occhi a tutte le persone, quelli che stanno a, certo, guardare. Da quel momento lui, quando usciva, allora lui c'aveva la sedia gestatoria in piazza San Pietro, cercava, guardava le telecamere. No, veramente? Sì, e guardava il lumino rosso, sì, e su quello lui. Non guardava quelli che c'erano in piazza, guardava lui. Bellissimo, bellissimo. Oh, allora, veniamo invece all'ultima parte. Diciamo che su Papa Giovanni lei ha prodotto con la Lux Vitae questo bellissimo film per la televisione su Madre Teresa, su Padre Pio, quindi su tanti protagonisti della cristianità. La Bibbia invece è stato un grandissimo progetto, forse la più grande coproduzione televisiva mondiale, che ha avuto questo enorme successo. Un successo spiegato da che cosa, secondo lei? Un successo non solo in Italia, ma credo in più di 60 paesi in cui è stato trasmesso. 143. Ah, ecco, ero rimasta indietro. È andato in 143 paesi questi 21 film. E tutti hanno avuto un ascolto superiore alla media degli ascolti della fiction di quella emittente. Beh, incredibile. Quindi c'è qualche cosa? Ma c'è, innanzitutto, c'è il testo. Certo. Che è scritto appunto pensando al pubblico. Eh sì. Non pensando, sì, a, sì, nemmeno pensando all'ispiratore supremo. Mm-hmm. No, pensando al pubblico. Mm-hmm. Poi è stato fatto con rispetto quindi di questo testo, con l'esigenza però di fondo che il tutto fosse capito dalla gente così come è oggi. Sì. 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 Evviva! Sì! Evviva! Sì! Un bambino bellissimo! E il suo nome sarà Isacco! Ecco, a proposito di ascolto, come si spiega, perché la Bibbia è stata vista da tantissimi giovani, ecco, e Don Matteo, per esempio, è visto anche da tantissimi giovani, come si spiega che gli stessi giovani vedano Don Matteo e il Grande Fratello? Cioè questa sfida che c'è, no? Poi televisiva fra questi due generi così diversi. Ma da quando la Rai ha avuto il coraggio di mandarlo il giovedì, il Don Matteo contro il Grande Fratello, il Grande Fratello non fa più i grandi ascolti che faceva un tempo, ma si è dovuto ridurre, il che vuol dire che la moneta buona scaccia quella cattiva. Ora, io sono convinto, è una mia personale interpretazione, ma insomma, che sia la televisione peggiore che mai sia stata pensata e trasmessa nel mondo, questo chiamato reality show, che non ha nulla, perché prima di tutto non ha nulla a che fare con la realtà, perché è una finzione, sì, fatta con cattive sceneggiature,
cattivi attori, mediocri registi. Sì. Perché dico questo? Rispettando il lavoro di tutti, ma insomma, pigliano delle persone che appunto per una paga vanno lì, tutta gente esibizionista che va lì a raccontare una parte dei suoi casi, mm-hmm. e quelli gli dicono, sì, ma ci interessa, però guarda, ora noi te la aggiustiamo questa tua storia. La sceneggiamo un po'. Gli scrivono un cattivo copione, un brutto copione, lo tenga lì a pagamento, a pagamento, 4-5 giorni, perché si impari il copioncino e poi faccia finta di trovare il fratello, il fidanzato, la mamma, l'amante. Dopodiché dice la realtà, ma che è la realtà? È una truffa, punto primo. Però perché la gente lo guarda? Perché è fatto premeditatamente tutta questa finzione. Mm-hmm. La finzione è fatta premeditatamente per interessare le persone che guardano dalla scuola in giù. Cioè interessare soltanto la istintività. Sì, sì, sì. La istintività in tutti. Sì. Quindi è far leva su quella parte. Far leva su questa parte di istintività. Sì, sì. Che c'è in tutti gli uomini e in tutte le donne. Ecco perché la guardano tutti. Sì, sì, è chiaro. Certo, se poi trovano una cosa che non ci abbia solo l'istintività, ma ci abbia anche altre cose, ben volentieri la guardano. La guardano. Oh, per concludere proprio tutto, che cosa immagina in un prossimo futuro televisivo? Quindi Don Matteo e i Grandi Fratelli? Ma io in complesso su tutta la televisione sono ottimista. Sono ottimista perché si ritorna a cose, per motivi prevalentemente di tecnologici, si ritorna a quella che era la primitiva impostazione che a mio parere rimane la più giusta, cioè chi vuol vedere la televisione la deve pagare, ma lui la deve pagare. Non credere di poterla avere in regalo perché la paga la pubblicità. Sì, sì. È un'illusione. Sì, certo. Sì. È un'illusione perché intanto la paga lui ugualmente, perché quando ognuno di noi va a comprare questo portacenere, questo tavolino, l'ha pagato anche paga una sovrattassa su qualunque oggetto di consumo, bene o servizio, paga una sovrattassa per l'annuncio pubblicitario in televisione. Certo, cioè è vero. Quindi paghiamo sempre noi. Paghiamo noi, ma non con la facoltà di decidere che cosa dobbiamo e vogliamo vedere. Da questa facoltà la regaliamo con i nostri soldi ai signori della pubblicità. Perché sono loro che dicono no, questo a noi non ci piace, qui ci vuole un po' più di violenza, se no non ci guardano, qui ci vuole un po' più di sesso. Benissimo, già, ma non devono essere loro a deciderlo. Sono io a deciderlo con i miei soldi. Mm-hmm. All'inizio era così perché uno pagava il canone, di televisione non c'era quella, certo. E quindi però era libero di non pagare, di disdire l'abbonamento. Sì, è vero, è vero, oggi non è possibile. Oggi non è possibile, ma insomma, si può scegliere il canale. Tecnologicamente diventerà nuovamente possibile, perché quando ci saranno invece di 6 canali o 7, insomma, quando ce ne saranno decine e decine, 27, 34, 52, e uno pagherà per quello che vuole, potrà, ma è lui che decide con i suoi soldi che cosa, cosa deve vedere, scelta. E quindi se i soldi li dà a quello invece che a quell'altro, allora si regola il mercato. Va bene. Grazie. A voi, grazie.